Tu hai vissuto ovviamente in Inghilterra, l'America, l'Italia, sono paesi che stanno cambiando molto in questo periodo, no? Anche dal punto di vista Sì, l'Inghilterra è molto cambiato. Noi politico. Abbiamo questo casino di Brexit e mi fa male di vedere le cose in Italia cambiano un po', perché per me l'idea di uscire dall'Unione Europea è sì. molto molto serioso e male. Sì. E queste gente della Lega per me. La scelta di raccontare un periodo della vita, l'ultimo periodo della vita di Oscar Wilde. Oscar sì. Wilde, anche quello è un personaggio che ti è sempre evidentemente piaciuto, perché lo ha interpretato. Sì, perché per me Oscar Wilde è un tipo di Christ, infatti, perché per il mondo omosessuale la strada della libertà dei omosessuali ha iniziato per Oscar Wilde, il scandalo di Oscar Wilde. Allora lui per me è sempre nel mio cuore. E questa storia di lui in esile a Napoli, ho decoperto Napoli grazie a lui. È una storia molto romantica e molto importante per noi nella comunità LGBT, sì? Perché veramente per noi è l'inizio di qualcosa, e per l'altra parte del mondo loro qualche volta hanno la stessa esperienza di lui, anche peggio. Ancora? Ancora, sì? La Russia, Uganda, Cina, India, non è molto facile d'essere un omosessuale. Allora questa storia per me è sempre molto importante. Vabbè, niente, questo è niente. Okay. Latte alle ginocchia. Ma questo è difficile anche. Latte alle ginocchia. Questo è impossibile. I think it's a tough one. Yeah, it's a tough one. No, ma è impossibile questo. You want me to try? Try. No, questo è veramente impossibile. No, è impossibile. Niente. Due, sempre 2-2. Cuor di leone per te. Lionheart. Questo di tranquillità. Pollice verde, tu ce l'hai il pollice verde? Dove è il pollice verde? Pollice verde è qua. Ah, green fingers. Yeah, does it make sense in English? Yes. Yeah. Yeah. Do you have it? Green fingers, yeah. Digiti verdi. Tu sai coltivare le piante? Sì. Sì? Una cosa che ti piace? Sì, beato sì. Te, io... No, questo è facile, dai. Questo è troppo facile. No! Attenzione. Sì! Yeah! Cos'è, lui? Nodo alla gola. Okay. How do you say in English? Lump. Lumps in the throat. Lump. And this is good. Per un animo. Cerchio la testa. È in vantaggio Rupert. Chi è? Difficilotto anche cerchio la testa. Cerchio la testa. Buono. Oh. Hai vinto tu! Ah, fantastico! Una grande vittoria per Rupert Everett!